Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a recensire e soprattutto provare per la prima volta, perché sono proprio andata a comprare queste cose poche ore fa, la nuova collezione estiva di Kiko. Non parto prevenuta su questo brand perché in realtà ci sono delle cose must have che io utilizzo da anni. Come sapete, il mio ombretto in stick numero 11, tanto famoso, eccolo qua, praticamente ormai li compro solo io. Altre nel corso degli anni non mi sono piaciute, quindi per questo non parto prevenuta, perché ci sono dei pro e dei contro già da quello che ho provato in passato. Quindi parto col farvi vedere lo scontrino, eccolo qua. Ho speso in tutto questa cifra qui e appunto adesso vi dico pezzo per pezzo. Allora, intanto mi hanno omaggiata di questa pochettina. Ok, è un sacchettino un po' così. Vabbè, vabbè, non disdegniamo. Dopo 65 bombozzi, insomma, Beyond Limits Lip Balm. Ve lo faccio vedere anche da vicino. E la ragazza mi ha spiegato che è un balsamo idratante con SPF 20, che però per il trucco è sempre un po' relativo. E in più fa anche un po' effetto lip gloss, per intenderci. 4,99 e si presenta così. Poi ho preso una delle long lasting eyeshadow 12 ore. Io ho preso la tonalità 2 e questa qui viene 8,99, che non so se vedete ha due colori. Allora, in realtà mi sono sbagliata perché mi sono accorta adesso non è quella che volevo prendere. Io volevo prendere un'altra colorazione che da una parte aveva appunto il turchese e da un'altra aveva tipo un bronzo, non lo so. Ce la faremo andare bene. Che pizza, sono molto sconfortata. Poi ho preso un eyeliner. Questo è lo 02, spero che sia il colore che volevo prendere, che poi è tipo più una matita ritraibile. Questa qui viene 7,99 e appunto vedete è fatta così anche qui. Non volevo prendere quella marrone, cioè, ma che cosa è successo? È un disagio. Io volevo prendere quella bronzatina, o anche qui ce n'era una molto bella sul blu. Questa qui è una lip tint invece. Mi ha spiegato appunto anche qui la ragazza che è una sorta appunto di tinta che appena applicata dovrebbe essere molto in trasparenza e poi appunto una volta asciutta dovrebbe dare il colore. Questo è il colore che ho preso, almeno su questo ci abbiamo azzeccato, che è lo 04. Poi ho preso un illuminante in stick. L'ho preso solo perché mi ha detto che faceva tipo effetto bagnato, quindi ero molto curiosa. Questo qui l'ho pagato 6,99, mentre quello di prima, che mi sono scordata di dirvi il prezzo, lip tint 8,99. E ultimi due prodottini. Allora, ho preso un maxi bronzer, anche se io non vado pazza per questo tipo di prodotti, e sono rimasta un po' sconcertata in realtà, perché ci stavano solo due colorazioni, 01 e 02, e io ho preso la 02, quindi questo dovrebbe farvi capire che la 01 era praticamente una cipria. Era chiarissima, mai visto un bronzer così chiaro, che per carità poteva anche starci, però essendo un bronzer, quindi devi andare a scaldare il tutto, dovresti darmi delle colorazioni un po' più calde, un po' più scure. Questa era più scura, ve la faccio vedere. Sì, sono rimasta sconcertata anch'io quando l'ho vista. E poi ho preso una palettina occhi, questa qui spero sia quella che ho scelto, perché mi pare ce ne fossero 3-4, che aveva i colori secondo me un pochino più carini. Eccola qui. Logicamente mi sono fatta acchiappare da questo colore. Non ci sono colori matte in questa palette, proprio neanche uno. Infatti la fila sopra e sotto sono perlati, mentre quella in mezzo sono più shimmer. Come sempre, perdonate se avrò il segno degli occhiali, è inevitabile. Quindi direi di iniziare dagli occhi, come faccio solitamente. Vado a mettere una base, utilizzo il close up di Nabla nella colorazione Light Ivory, che è una delle nuove aggiunte. In un occhio voglio provare con una base fissata, mentre sull'altro la lascerò bagnata. Vado a fissare questa parte qui, quindi il mio occhio sinistro, che penso per voi sarà poi il destro. Prendiamo la nostra palettina. In realtà volevo cercare di fare un look abbastanza neutro, luminoso, e poi utilizzare questo bellissimo colore qua come eyeliner. Quindi inizio applicando nella piega questo colorino qui. Mi sembra comunque carino, è molto caldo, però si sfuma bene, soprattutto è comunque bello pigmentato. Ma devo essere onesta, non ho mai avuto particolari problemi con gli ombretti di Kiko. Allora, devo dire che non fa macchia neanche sulla parte
parte non fissata. L'unica differenza che noto, come giusto che sia, la parte non fissata il pigmento prende di più, quindi è più intenso rispetto a quest'altra parte. E voglio provare questo qui, che è leggermente più scuro. Ecco, questo ad esempio lo vedo un pochino meno scrivente. Mi sembra che stia facendo un po' di macchia. Vedete questa linea qua un po' scura? Allora, in realtà mi crea leggermente lo stesso problema anche nella parte fissata, però di meno. Comunque, una volta fatto questo, vado ad applicare su tutta la palpebra questo qui, che fa parte degli shimmer. Eccolo qua. Lo applico con il dito. Mi aspettavo qualcosa di più, devo essere onesta. Anche perché dalla cialdina lo sento molto setoso, non è come quelli ad esempio di Anastasia Beverly Hills, non so se avete presente, che sono proprio cremosi gli shimmer. Ok, fatto questo mi prendo il colore più scuro della palettina, perché voglio proprio provarlo, e mi vado a definire ancora meglio la parte finale. Allora, fa il suo dovere, non è iperpigmentato, però ci può stare, alla fine non fa macchia, si sfumano tutti bene. Ed ora passiamo alla parte del verde. Se avessi avuto il matitone avrei sicuramente utilizzato quello come base e poi ci avrei picchiettato questo, ma apparentemente ho sbagliato colore, quindi mi attaccherò, come si suol dire, ad utilizzare soltanto questo qui. Tamponandolo non scrive praticamente. In più questo rispetto all'altro fa un pochino più di fallout. Comunque sì, vede il colore, non è proprio pieno, ma ci può anche stare. E il colore ha preso meglio sulla parte fissata che su quella non fissata. In teoria dovrebbe essere il contrario. Sto facendo un po' di fatica a far attecchire il colore, quindi direi che ci fermiamo qua. Come vedete c'è una leggera differenza. Quindi, per come sono abituata io, adesso ci sarebbe il mascara. Anche con il piegaciglia. Per informazione utilizzo il mio solito di Essence. Quando ho finito di applicare il mascara prendo una salviettina e mi tolgo qua il fallout. Un pochino c'è stato. Vado ad utilizzare il primer viso, questo qui è il Bare With Me di NYX, e poi uso il suo fondo annesso che mi sta piacendo tantissimo, altro PS. Come correttore sempre quello di Nabla. Mi fisso tutto con la cipria. Finiamo gli occhi e vado ad utilizzare il matitone duo di Ombretti in Stick e l'eyeliner. Volevo prima provare ad applicare il colore più scuro, che come vedete è una sorta di ramato qua sotto, e me lo sfumo. Essendo appunto ombretti si vanno a fissare, e questa è la cosa bella. E visto che io ho il problema che gli occhi mi lacrimano spesso, negli anni ho optato per questa soluzione, diciamo così. Poi prendo invece la parte più chiara e la utilizzo proprio punto luce. Non è proprio iper brillante come colore. Eyeliner, matita retraibile, hashtag, e lo applico sempre per dare maggiore profondità. Metto un po' di mascara anche sotto. E anche gli occhi sono finiti. Le sopracciglia le andrò a fare per ultime, non vi preoccupate. Adesso passo al viso, che sono molto curiosa perché, ripeto, per chi se la fosse scordata, che questo è il colore più scuro. La vado a prelevare. Sembra abbastanza polverosina. Vedete qui. Una volta applicata sul mio incarnato la 02 si vede. Però non è così tanto calda come mi aspetterei che fosse un bronzer. Però devo dire che per quanto riguarda la sfumabilità ci siamo. E il colore comunque mi piace, vedete. Poi appunto aspettate la fine del video per sapere bene tutte le mie opinions. Ora mi prendo un blush della mia palettina, che è di Makeup Geek, si chiama Main Squeeze. E ora, tan tan tan, l'illuminante in stick, effetto bagnato. C'è proprio scritto effetto bagnato, quindi io me lo aspetto. Onde evitare disastri, io andrei prima con il dito. Comunque ha una consistenza molto oleosa, quindi ho paura che mi vada a spostare il fondo. Vi zoom un attimo così vi faccio vedere l'applicazione. È molto appiccicosino, non so adesso come si percepisce in camera, però dal vivo non mi dà questo effetto bagnato, ecco. Apparentemente il fondo non me l'ha spostato, Sul naso onestamente ho paura a passarlo, perché sicuro mi toglie tutto. Prima di passare alle tanto fatidiche sopracciglia, perché io non mi posso proprio vedere così, andiamo con il lip balm barra
gloss. E il colore mi sembra anche carinello. Ha questa cosa squish che personalmente non mi piace, soprattutto con questo beccuccio che non so se notate, è in silicone morbido. Allora, è molto corposo, devo dire, me l'aspettavo più liquido. Come colore si avvicina anche a quello degli occhi, forse è un pelino più rosa. Allora, vi dico subito che l'applicazione non è proprio semplicissima. Cioè, se volete fare una cosa veloce così, non la potete fare. Però il risultato, devo dire che non mi dispiace. È confortevole, non si separa, è comunque abbastanza lucidino. Si vedono anche bene i glitterini all'interno, che hanno questa cromatura dorata barra rosa. Bando alle ciance, adesso sopracciglia e poi conclusioni finali di ogni prodotto. Allora, primo che abbiamo utilizzato è appunto la palettina da 9 ombretti. Mi sono comunque trovata bene. I colori all'interno secondo me è un po' banale. I colori che ho utilizzato per la sfumatura mi sono piaciuti. Quello che ho applicato appunto al centro un po' meno, cioè me l'aspettavo molto più brillante, molto più intenso. E il colore, chiamiamolo turchese, che ho utilizzato poi come eyeliner, qui è meraviglia. Come l'ho utilizzato io, secondo me applicato magari su una base un po' più sticky rendeva di più. Però guardate, alla fine comunque il colore si vede. E non mi dispiace il trucco occhi in generale. Comprese anche i matitoni, chiamiamoli così, gli ombretto in stick. Che quello ramato che ho messo qua sotto mi è piaciuto tantissimo. Cioè mi piace proprio tanto il colore. Quello che ho utilizzato qua un po' meno, solo che appunto anche qui mi aspettavo molta più pienezza del colore chiaro, molta più brillantezza. Questo qui che è l'eyeliner forse è uno dei prodotti che mi è piaciuto di meno. Non lo so, lo trovo un po' inutile. Alla fine, più che eyeliner, io direi che è una matita retraibile, magari un po' più dura delle altre. Secondo me per il prezzo che ha non li vale. Ma non abbiamo usato questo, raga. Mi è venuto in mente adesso. Ah. Vabbè, alla fine lo proviamo. Poi abbiamo la terra. Ve ne ho già detto di cotte e di crude su questa. Però alla fine, insomma, l'effetto finale comunque è bello. Si sfuma bene. Se siete chiare come me, la 02 va bene. Se vi abbronzate, ed essendo una linea estiva, uno si immagina possa cadere. Non so dove ve lo potete schiaffare, ecco, detto proprio onestamente. Mi piace che sia matte, però magari a qualcuno d'estate va di brillare un po' di più, quindi anche qua nì. Illuminante stick è un'altra delle cose che non mi è piaciuta. Magari, non lo so, in videocamera rende anche bene, perché io vedo lì un leggero accenno di qualcosa. Però dal vivo, a parte che è appiccicoso e mi dà un fastidio tremendo, già immagino il vento che ci si va a mettere, è casino. No, ecco, già mi si sono incollati. E poi anche qui mi aspettavo di meglio, cioè volevo un po' più di pigmento. Io ho preso lo 01 perché mi aspettavo fosse chiaro. In realtà è solo tanto grasso. Lo vorrei provare su pelle nuda, forse rende meglio, non lo so, da un effetto più editorial, chi lo sa. E poi ultimo prodotto che mi sta dando un fastidio che non potete immaginare, il gloss. Vado pazza per il gloss, quest'estate utilizzerò solo il gloss. Alla parte che questo c'ha un sapore, se vi va in bocca, amaro, mi sta facendo proprio schifo, perdonate la parola. Un prodotto labbra che potrebbe comunque entrare anche all'interno non può avere sta cosa, anche perché poi l'effetto è carino, quindi ti dispiace anche. Lo volevo tenere, lo volevo riutilizzare. Però per questo problema mi sa che lo regalo a qualcuno che magari non si disgusta così tanto. Adesso lo andiamo a togliere e applichiamo il prodotto che mi ero scordata. La lip tint numero 4 risulta comunque trasparentina e mi sembra che si asciughi anche abbastanza veloce. L'applicazione è semplice perché non è né troppo liquido né troppo corposo. Solo che mi sembra che in alcune zone non attacchi, non lo so perché. Rossetto liquido effetto tattoo, finish luminoso. Ah, quindi non diventa matte. Vabbè, proviamo a aspettare un attimo e vediamo. Allora, apparentemente si è asciugato. Come promette, rimane questo effetto un po' lucidino. Vedete, non è completamente matte. E adesso prova stamp. Non stampa nulla, infatti. Solo che mi lascia tipo una patina unticcia. Se alla fine volete una cosa long lasting che vi sia lì, oh, ben ci sta. Voglio provare anche con la salviettina struccante.
Vabbè, un po' si toglie, ci sta. Cioè adesso ho premuto proprio tanto, però comunque mi lascia il colore. Però vabbè, me l'ha lasciato un po' tinte. Quindi, queste erano le mie considerazioni sulla nuova collezione estiva di Kiko. Ho cercato di prendere più cose possibili, quelle che avrei utilizzato di più. Fatemi sapere qua sotto se voi avete provato qualcosa o se invece dopo aver visto questo video vi va di andare a provare qualcosa. E come vi siete trovati? Vi aspetto nei commenti, non vedo l'ora di leggere tutto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto con i nuovi video estivi. Ciao! I found a dream that I can speak to. I found a dream.